Ho scelto arbitrariamente di non rivolgermi o di non inserire personaggi come commissari, dei commissari geni alla Montalbano che risolvono ogni caso, o di super poliziotti in generale, perché ho voluto rendere questo romanzo il più, potremmo dire, credibile possibile. Quindi ecco, colpi di scena sì, ma comunque tutti i personaggi, per citare Manzoni, sono comunque gente meccanica di piccolo affare, quindi troverete un meccanico, troverete un muratore, troverete anche un piccolo spacciatore e così via. Questo perché io penso, ma è una mia opinione personalissima ed è il motivo per cui non amo i gialli all'italiana, che noi, che i nostri giallisti vogliano imitare il più possibile il giallo all'americana, però anziché fare l'imitazione, secondo me questa imitazione sfocia nella parodia. Matlock, l'avvocato che, cioè, se prendiamo ad esempio Matlock è l'avvocato di una famosa serie TV anni 80, e questo avvocato non solo riesce a dimostrare l'innocenza del proprio cliente, ma addirittura riesce anche a scoprire che è colpevole di un omicidio. E già questa è pura fantascienza, secondo me. Anzi, la vera fantascienza è che, secondo me, tornando all'esempio di Matlock, penso che lui sia il primo avvocato che ha solo clienti innocenti in tutte le puntate. Quindi su questo qua bisognerebbe riflettere. Ecco, tutto qua.